L'11 giugno 1997, mentre rientrava a casa, Silvia Ruotolo si trovò per caso coinvolta in un agguato criminale. Fu colpita e uccisa da un proiettile. Aveva 39 anni. La storia di Silvia Ruotolo è una storia terribile, come di tante altre vittime innocenti. Ricordo quando fu ammazzata, ma poi sentire il racconto della figlia, le modalità, 41 proiettili, il figlio piccolo in braccio, la figlia grande per modo di dire, che aveva pochi anni affacciata al balcone. La commemorazione di Silvia Ruotolo, vittima innocente di Camorra, si è tenuta questa mattina in piazza Medaglie d'Oro col marito Lorenzo Clemente e i figli Francesco e Alessandra. Erano presenti fra gli altri il prefetto Valentini, il questore Giuliano e il sindaco De Magistris. Oggi, come dire, sento anche di ringraziare Alessandra Clemente, perché scegliendo di far parte della mia squadra di governo ha scelto l'impegno per la città, nella città in cui alcuni napoletani hanno ammazzato la madre, quindi questa è una scelta netta. Quello che dico sempre, anche prima di fare il sindaco e facendo il sindaco ancora di più, che in questa città, come nella vita, bisogna scegliere. E scegliere l'impegno civico, la legalità, la giustizia è una scelta coraggiosa, non facile, complicata, con una strada in salita, ma la nostra amministrazione l'ha fatto e lo dimostra l'impegno e anche l'individuazione delle persone nel rappresentare la città. Alessandra in questo modo rappresenta non solo la sua storia, ma la storia dell'impegno contro ogni forma di violenza.